Ciao a tutti, buon sabato e buon caffè. Alla fine di questa settimana che abbiamo dedicato all'enciclica di Papa Francesco, la Laudato Si', ringrazio tutti quelli di voi che hanno partecipato commentando una parte, qualche punto di questo testo così bello. Oggi il Salmo ci fa lodare Dio in questo modo, dice: della gloria di Dio risplende l'universo. E il testo del Vangelo attinge il suo paragone dalla natura ed è il Vangelo della vigna. E dice: il Padre è l'agricoltore, Gesù è la vite e noi siamo i tralci. E, è molto bello e mi è sempre piaciuto questo brano perché dice: rimanete in me e io rimango in voi. E questo legame stretto tra noi e Gesù, tra noi e attraverso di lui al Padre, è ciò che ci tiene vivi dentro un mondo che invece ci porta spesso a disperderci. Quindi questo legame profondo tra di noi e il nostro Creatore, tra di noi e la terra che costituisce la nostra casa comune, è un legame per il quale vale la pena pregare, pregare spesso, pregare incessantemente. E noi, insomma, un po' nel nostro piccolo dell'associazione l'abbiamo fatto in questa settimana. Ci ricorda il Papa Francesco che tutto è connesso. Io vorrei pregare perché la complessità è grande, non possiamo negarlo e ci viene da dire da rinunciare alle difficoltà. Invece il Papa ci sprona a dire è complicato, ma possiamo farcela insieme, affrontando i problemi, non separandoli uno alla volta, ma tenendoli tutti insieme, si trova una via. Ecco, quindi una grande preghiera come famiglia umana perché tutte le buone intenzioni, i piccoli gesti, le buone pratiche che ciascuno di noi può mettere in campo possano portarci a quel cambiamento radicale di modello di sviluppo che ci è richiesto per tornare ad essere in sintonia con la casa che Dio ci ha dato per vivere. Vi invito a seguire l'Angelus di domani a mezzogiorno, perché Papa Francesco appunto chiuderà un po' questa settimana dedicata a questi temi. E buona giornata a tutti e buon fine settimana.